Stiamo vedendo attorno a noi una pianura che è stata letteralmente massacrata dalla costruzione selvaggia di edilizia residenziale, industriale e commerciale, prevalentemente nel corso degli ultimi 20 anni. Si tratta di un fenomeno che in Italia è particolarmente gravoso perché siamo in un paese dalle dimensioni molto modeste. L'Italia ha 301.000 km² di superficie totale, di cui però oltre il 40% è territorio montuoso, e se guardiamo invece alle aree squisitamente di tipo agricolo di pregio, scopriamo che una buona parte di queste aree è stata ormai edificata. In molte zone della pianura padana queste percentuali arrivano al 40, 42, 43% in prossimità delle aree urbane. La media nazionale è attorno al 7-8% a seconda dei censimenti. Non abbiamo a tutt'oggi un censimento aggiornato dell'uso del suolo italiano. L'ultimo censimento fatto sulla base di immagini satellitari fornisce il dato del 7% riferito all'anno 2000 di territorio edificato, il che corrisponde a circa 21.000 km² di superficie nazionale, cioè una superficie più o meno pari a quella dell'Emilia-Romagna, interamente ricoperta di fabbricati di edilizia. Quello che stiamo vedendo in questo momento è qualcosa di angosciante. Distretti interi che sono delle città fantasma, banalità, bruttezza, non c'è un valore estetico, non c'è un progetto geografico, non si capisce un luogo così in mezzo alla pianura che significato abbia, scatoloni vuoti, tutti uguali, pressione enorme sul territorio, nuove infrastrutture viarie. Questo significherà nuovo traffico, nuovo inquinamento, produzione di rifiuti, il tutto senza che esista in qualche modo un progetto a scala territoriale vasta che dia una ragione d'essere a dei non luoghi come questi, che probabilmente in futuro non riusciranno nemmeno a sopravvivere a se stessi. La capannonizzazione del territorio è un fenomeno assolutamente italiano che pesca nella torbidità degli interessi locali e a scala maggiore, senza tener conto di nessuno degli altri elementi di equilibrio nella gestione del territorio. I capannoni oggi ormai non servono più, prima di tutto, non sono un'espressione delle necessità locali, sono semplicemente un'espressione della rapacità di uso rapido di una risorsa per fabbricare denari. Sono brutti da vedere e quindi devastano il paesaggio, limitandone anche la fruizione turistica, nonché la qualità di vita degli abitanti stessi. E nella maggior parte dei casi sono vuoti, non sono più calibrati sulle reali necessità del territorio e quindi diventeranno molto presto un costo per gli abitanti. Non saranno un tessuto produttivo stabile che potrà trasformarsi anche in occupazione, ma diventeranno probabilmente dei grandi monumenti allo spreco, assolutamente inservibili e che, quel che è peggio, avranno sacrificato per sempre la produttività dei nostri suoli migliori. Per la maggior parte delle persone questo è fango, questo è qualcosa di sporco, di scomodo che si attacca alle scarpe e rovina i pavimenti lucidi delle case.
Invece questa è la base della sopravvivenza dell'uomo su questo pianeta, non solo dell'uomo, ma di tutte le forme di vita. Questo è suolo agrario e suolo in generale piuttosto argilloso, ma qua dentro soprattutto abbiamo la chiusura di tutti i cicli biogeochimici. Vuol dire che qui dentro in qualche modo tutti i rifiuti prodotti dalla vita e anche qualche rifiuto inventato dall'uomo negli ultimi 200 anni hanno la possibilità di essere rigenerati e ritornare degli elementi semplici che la fotosintesi delle piante utilizzerà per ricostruire tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno, dal cibo alle materie prime, al legno, alle fibre tessili. Ciò che è veramente importante è che però il suolo non è rinnovabile. La terra ha una dimensione finita, oltretutto non tutta la superficie terrestre è fatta di buon suolo agrario come questo, sul quale si può coltivare veramente di tutto, è un suolo con poche pietre, è un suolo pianeggiante, è un suolo irrigabile, buona parte della superficie terrestre è fatta invece di suoli che sono o troppo pendenti, o troppo pietrosi, o troppo sabbiosi, o troppo aridi, o troppo ventosi, il clima non adatto per coltivare. Quindi ci sono suoli e suoli che vengono classificati secondo una scala di valori che va da 1 a 8. La classe 8 è la peggiore, si può dire il deserto, la pietraia. La classe 1 è questa qui, è la migliore del mondo, è il suolo nel quale si getta un seme e sicuramente qualcosa verrà fuori. L'altro aspetto sono i cambiamenti climatici. Abbiamo un problema con la concentrazione di CO2 nell'atmosfera aumentata per l'uso di combustibili fossili. Ecco che di nuovo il suolo ci può venire in aiuto perché può immagazzinare CO2 sotto forma di carbonio sia attraverso gli alberi, le piante, che vegetali che conducono la fotosintesi qui sopra, ma anche attraverso qualcosa che non vediamo, che è tutto il carbonio che viene immagazzinato come sostanza organica all'interno del suolo, quindi una parte nascosta di carbonio che è un patrimonio enorme. Ecco qui, questo è un pezzo di materiale vegetale che andrà a costituire una riserva di carbonio all'interno del suolo e quindi lo sottrarrà all'atmosfera. Se poi aggiungiamo ancora la crisi energetica incombente, quindi un futuro dove probabilmente il petrolio non sarà più così a buon prezzo e sarà anche scarso e dove un'umanità lo sta sempre usando a maggior tasso, ecco che diventa ancora più strategica la risorsa suolo, in quanto oggi l'agricoltura riesce a sostenere 7 miliardi di abitanti semplicemente perché ha una forte iniezione di energia fossile attraverso i concimi chimici e attraverso i pesticidi. Ma se un domani il petrolio dovesse scarseggiare, ecco che anche questo suolo produrrebbe di meno per unità di superficie, quindi ne avremo nuovamente bisogno di più per nutrire la stessa quantità di persone. Quindi il rispetto che dobbiamo al suolo è enorme e soprattutto non dobbiamo esaurirlo con dei processi che lo consumano per sempre. La cementificazione è una di queste. Una volta che io qua sopra ho tolto il suolo per far posto per esempio a un edificio, togliendone un metro di profondità, e ho costruito un capannone industriale per esempio, non solo non posso più svolgere le funzioni del suolo di cui abbiamo detto prima, ma non sarà più possibile disporre di questo suolo per millenni. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città. Gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città.
Se la prima fase dell'espansione edilizia degli anni 60-70 del dopoguerra era giustificata dal tentativo di un paese prevalentemente rurale di avere la sua parte di benessere, paradossalmente oggi, negli anni 2000, è del tutto ingiustificato questo nuovo assalto al suolo che si sta consumando. Non abbiamo più una popolazione in aumento, non abbiamo più delle necessità pressanti di tipo sociale e quindi abbiamo avuto un consumo di suolo veramente dettato solo da motivazioni speculative. Il suolo cambia valore quando lo trasformiamo da agrario a edificato, soltanto perché ci sono delle leggi fatte male. La legislazione quindi, che ha privilegiato questo sviluppo costruito soltanto a base di calcestruzzo e non su altri filoni che pure potevano avere una forte vocazione per le terre padane, in particolare quello dell'agroalimentare, laddove si producono prodotti tipici, famosi in tutto il mondo, ha fatto sì che ogni comune abbia voluto in qualche modo la propria zona industriale, inizialmente per motivi di ipotetico prestigio. 30 anni fa avere la zona industriale era sinonimo di riscatto sociale, di paese moderno. Oggi non è più solo questo, è anche un modo per fare cassa. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Costruire le case e non lasciano l'erba. Questo assalto ai beni comuni è anche tragicamente la constatazione di un fallimento culturale. Un popolo che ama veramente il proprio paese, che lo conosce, il proprio territorio, che ne comprende quelle che sono le eredità storiche, ha un progetto di futuro, non avrebbe mai fatto tutto ciò per un pugno di monete. Il fallimento culturale è un paese che vede intanto nell'agricoltura qualcosa da nascondere, qualcosa di cui vergognarsi. Oggi potevamo costruire semplicemente un mondo basato sul commercio e sull'industria che però non negasse anche l'agricoltura. L'abbiamo invece profondamente rinnegata e quindi il fatto di sentire l'agricoltura come qualcosa di marginale, come qualcosa di non moderno, di non interessante ai fini dello sviluppo anche economico del futuro, fa sì che le persone abbiano più facilmente alienato il loro bene suolo, vedendone proprio in qualche modo una possibilità rapida di disfarsi di un passato ingombrante. Quando noi viaggiamo in paesi come la Francia, che benché molto più estesi rispetto all'Italia, hanno però saputo fare una scelta importante, hanno concentrato gli insediamenti industriali soltanto in alcune aree, a volte creando dei consorzi di comuni in modo da non andare a investire l'intero territorio agricolo, che oggi si presenta ancora con una forte unità di paesaggio, fortemente caratterizzato. Questo ovviamente ha dei vantaggi in termini anche di economie di scala, a livello di uso dell'energia, perché un distretto agricolo funziona meglio che un distretto misto, che non è più né agricolo, né industriale, né residenziale. Ha mantenuto una forte potenzialità turistica e hanno anche il vantaggio che non hanno generato questo sprawl urbano, ovvero questa esplosione della delocalizzazione anche dei centri abitati, che sarà una palla al piede in futuro, allorché i prezzi dell'energia imporranno probabilmente delle rinunce nel trasporto privato.